Andiamo a commentare subito questa partita, forse la partita giocata a ritmi più bassi dal Pescara da qui, dall'inizio della stagione. Sì, sicuramente è stata una partita che abbiamo trovato di fronte un avversario che sapeva anche lui stare in campo, sapeva controbatterci, e l'unica cosa oggettiva che ti posso dire è che mi dispiace che i ragazzi si sono allenati in maniera straordinaria, che però una cosa o l'altra non tutti stavano bene, soprattutto i nostri esterni avevano dei piccoli problemini, e quando tu giochi a grandi ritmi hai un piccolo problemino, diventa limitante, avendo una limitazione che poi nel gioco si sente. Però devo dire ai ragazzi bravi per il punto, perché è un punto importante, ma bisogna crescere dal punto di vista del palleggio, perché il palleggio che abbiamo fatto a Terni e poi l'abbiamo ripetuto poche volte, quindi quella sera era una sera che la squadra stava bene, che c'erano tanti giocatori tecnici in campo, e quindi bisogna ritornare su quella strada, perché queste partite di stasera ci avrebbero permesso, ecco, Tungiova per esempio era un giocatore che avrebbe potuto darci una mano, ma avendo avuto anche lui un intoppo in settimana, che ha saltato due allenamenti e mezzo per un piccolo risentimento, è una partita così tosta, non me la sentivo, però ecco, dispiace solo che ci sono stati questi piccoli contrattempi. Però se la squadra non si fosse allenata come si è sempre allenata, stasera è una di quelle partite che finiscono male. Ecco, la cosa positiva, almeno da quanto ci ha abituato il Pescara negli ultimi anni, è che queste partite il Pescara le ha sempre perse, oggi no. C'è stato un grande Plizzari nel secondo tempo, un episodio dubbio proprio davanti a lei con Brosco, che è stato forse graziato, però anche Angella è stato graziato su un tocco di mano su Vergani. A conti fatti, Pescara è primo in classifica, Baldini. Sì, ma questo, se io dovessi guardare la classifica e gongolarmi per il fatto che siamo primi, vorrebbe dire che ho perso il senso della realtà, ma soprattutto ho perso il senso di quello che mi piace fare a me, cioè cercare di avere un'entità che ci dia la forza di arrivare poi a maggio a tagliare il traguardo dove nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Oggi diventa superfluo, no? Anche se è importante essere primi e non a metà oppure in fondo, insomma, è sempre importante. Faccio l'ultima da parte mia e poi do l'auricolare a Baldini per lo studio. Intanto Pellacani è stato un cambio per il colpo duro che aveva avuto, che aveva ricevuto, perfetto, ci conferma Baldini. Anche ora non sta tanto, cioè gli gira un po' la testa, quindi ha preso una testata nel naso, ha avuto anche molta perdita del sangue. Ecco, la domanda che volevo farle io era sull'intensità anche dei centrocampisti. Alla fine Valzania alla distanza un po' è uscito fuori, però proprio nel centrocampo lì è mancata quell'aggressività. D'altronde quando non siamo supportati dai nostri attaccanti diventa duro, ma soprattutto i nostri esterni. Abbiamo dovuto, come ti ripeto, rinunciare a Ventivegna dall'inizio, perché poi, come tu hai visto, Andrea Ferraris quando entra ha un altro ritmo, e all'inizio anche lui è stato limitato nel suo potenziale. Quindi dai, stasera è andata così, bisogna essere contenti e pensare però, a Chiavari. No, bisogna a Chiavari, perché domani bisogna già allenarsi, che noi abbiamo domani solo per poter preparare. Do l'auricolare per la domanda da studio al tecnico Silvio Baldini. Ecco l'auricolare mistico. Aspetta, sta salutando un suo ex giocatore, lo aspetta, intanto le do l'auricolare per una domanda da studio, mister. Buonasera mister, buonasera. Al mio fianco naturalmente Fabio Ferraresi, che le rivolgerà la domanda. No mister, io dallo stadio il primo tempo l'ho vista là, mi sembrava che il Pescara riuscisse a lavorare bene con le catene e arrivasse bene fino agli ultimi 30 metri. Secondo te cos'è mancato, cosa si poteva fare di diverso? Perché il primo tempo a me non è dispiaciuto come mole di gioco, ti dico la verità mister. No, ma qui noi stiamo parlando perché ci vogliamo migliorare, altrimenti è una partita più che sufficiente che i ragazzi hanno fatto. Però ci è mancato, come il primo tempo l'abbiamo fatto una volta con Valzania che si è inserito, e questi inserimenti, e nel secondo tempo, come dicevo, bisognava che Dagasso
avesse cercato di più di attaccare la linea difensiva, ma quindi diciamo un po' piatto, mister, di Cangiano sono quelle che lui tiene palla, però a volte dovrebbe cercarla quando c'è lo spazio, giocare alla mezzala che si butta, o se non a quella, almeno alla mezzala destra. Però sai, a parlare qui è facile, poi quando sei in campo c'è la fatica, prendi i calci, insomma non è facile, poi c'è anche gli avversari. Dai. Facciamo l'ultima, perché ci dice Max Mucciante che non ci sarà la conferenza stampa di presentazione della partita di Chiavari perché la squadra sarà in viaggio molto lungo. Allora due battute su Lentella, per quello che ci può dire. Niente, devo pensare a noi. Bentivegna recupera? Anche Tugno? Sì, Bentivegna e Tugno sono a disposizione. Ma la turnover, ci dica solo questo? Sicuramente, perché avendo una squadra a disposizione in cui tutti i ragazzi sono a un certo livello, perché non dovrei farlo? Io le chiedo proprio l'ultima, è passato un giocatore del Perugia, ho visto che ora lo andrà a salutare, c'è qualcuno che non ha salutato? No, di questi ragazzi ho salutato, è venuto anche... ora mi scordo i nomi, dai. Angela? No, il terzino sinistro. Lisi è venuto. E niente, mi ha abbracciato, mi fa male, sai che io ti voglio bene, no? Pure Angela è andata da mio figlio a dirgli a tuo uomo che gli voglio bene. Ma i giocatori sono questi, quando poi fanno parte di un gruppo di scemi si aggregano. No, ma io li saluto, però da me lo sanno quello che penso, gliel'ho detto sia quando me ne sono andato, perché poi gli ho lasciato i soldi al Perugia, non è che sono venuto, quindi gliel'ho detto che non era un gruppo, che non si sarebbero salvati. E quindi non mi sono mai nascosto, però io sono una persona che voglio bene a tutti, quindi se loro mi vogliono bene io... Ma c'è fatta, diciamo così. Ma io non litigo con nessuno, dico solamente quello che penso. Poi uno non mi saluta, per me è come non esistesse, la stessa cosa.